Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Mutant Year Zero o To Heaven. E siamo qui ancora con i nostri mutanti per andare avanti con la nostra avventura. E allora, l'ultima volta ragazzi eravamo rimasti qui. Cioè, in realtà non eravamo rimasti qui, ma vi faccio vedere, eravamo rimasti qui al cubo del diavolo cornuto. Però qui c'è la nostra quest principale da andare a fare, che era raggiungi Eleven. Sono andato ai campi metallici per fare questa strada dal castello della luce fino al castello della luce. Credo che l'avevamo già fatto, però. Allora andiamo al castello della luce. Yes. Ops. Errore. Va bene. Andiamo verso la quest. Restore a glimmer of hope to a world of chaos. Join me and help bring light back to the zone. Come to me. Come to Lux. Did you hear that voice? That was weird. Questo ci parla, cioè. Okay, but I was just thinking how the zone could use a little light, don't you think? Ah. His voice sounds true. His voice sounds convincing. Dovrebbe essere verso di là. Di qua. Un attimo ragazzi, che devo attraversare la map. Che cazzo è successo? Welcome to the Castle of Light. Forgive me for not providing the illumination this castle is known. Ah, eccolo. Ma è un ghoul. Someday we will once again become a beacon of light for weary travelers. Un giorno torneremo ad essere un faro per gli viaggiatori esausti. Abbiamo sentito la tua voce nella zona. Sei tu Lux, Lux in persona. Dite che avete sentito la mia voce nella zona. Molto interessante, forse è il destino di avervi portato qui. Sembrate forti e ben armati, sareste in grado di occuparvi di una faccenda. Ma ci dà una quest, questo. Ma come? Per il ghoul? No. Anche morti. Saremmo qui a parlare con te se non fossimo in grado di fare il nostro lavoro. Siamo persecutori, amico. Ora chiedo umilmente il vostro aiuto. Alcuni ghoul rinnegati vogliono che la zona rimanga nell'oscurità. Hanno trafugato la chiave del santuario sacro, il luogo da cui le luci prendono la loro energia. Forse potreste aiutarmi a sottrarre queste chiavi ai ghoul. È una chiave particolare che non passa inosservata. Restituitemi mela e vi darò una lauta ricompensa. Return it to me and ma che chiave, scusa? Secondo me questo ci frega di brutto, ma dai. Mi piacciono le autorecompense. Ci occuperemo dei ghoul e ti riporteremo la chiave. I non illuminati. Cazzo, cioè, senso, Ma perché noi dobbiamo andare qua? No. Che cacchio. Ma noi qua siamo adesso al castello della luce. E noi non dobbiamo andare qua al castello della luce. Dove cacchio? Dobbiamo andare qua. L'Eden o cosa? Cioè non ho ben capito io. Cioè possiamo andare anche qua, ma non penso che ci fa... Vabbè, proviamo ad andare verso la nostra quest, va. Era incontrare nella zona qualcuno che non voglia mangiarti. Lui se ne sta qui fuori da solo tutto tranquillo. Forse un po' troppo tranquillo. Già, potremmo fare amicizia. E io non ho amici, beh, a parte voi. Non sarebbe bello averne un altro. Ma è un ghoul. Le luci di Lux sono un barlume di speranza per la zona. Andiamo a riaccendere e dovremo convincere il ghoul a restituirci la chiave. Ma non ho capito se devo farlo in questa zona o se devo andare avanti. Le luci, dice. Boh. Perché qua tipo vedo sti faretti qua del cacchio. Boh. Le luci, Una, due, tre. No, sono tutto intorno. Ma che cacchio ne so, raga. Io vado qua. Io vado qua. Perché che sto andando? I non illuminati?
Nuovo luogo scoperto, i non illuminati. Ma non dovevo andare qua, dovevo andare qui. Però questa è una zona da sola. Ragazzi, facciamoci questa. Credo di esserci arrivato per caso, ma vabbè. I non illuminati. Quindi è qua la quest. Pistola rotta, grazie. Ragazzi, prima di fare questa cosa, qua abbiamo... Vabbè, lui ha 9 punti, però lei ne ha 19. Io direi di buttarci sulla vita, oppure di prenderci la mutazione maggiore. Che dite? Io butto sulla vita, chi se ne frega. Vai. E anche a lui. Lui non può? Ah no, sì, può. Poi le mutazioni maggiori ci penseremo poi. Vediamo un po' questo che può fare. Ah, mi sa che lui lo può già fare la mutazione maggiore. Allora, mutazione minore. Minore. Maggiore, ma ce l'ha già. Quindi inutile. Pelle di pietra. Sei invincibile per un turno. Vabbè, tanto... Ma no, me li terrei, guarda. Qua ci sono delle mutazioni passive. Direi di tenerci e aspettare le passive. Non è che magari qua c'è qualcos'altro, no? Perché qualcuno dovrebbe tagliare degli alberi e farne delle piccole pile ordinate? Che strano, troviamo la chiave di Lux e andiamocene. Okay. Aspetta però, perché io là ho visto la gente cattiva. Cacciatore. Vabbè, ma è uno stupidissimo livello 35. Ops. Lì c'è un cacciatore di livello 35, ragazzi, ma andrei a farlo in stealth, se riesco. Aspetta. Devo girare da qua. Qui c'è una cosa interessante, c'è un cesso. Dove cazzo? Aspetto che torni indietro, raga. Magari quelli stealth ve li lascio. E i combattimenti invece, quelli dove ci beccano, li taglierò. Perché sennò, ragazzi, posso capire che diventi un po' noiosa la situazione. Sono andato anche nell'arca e ho provato a... Ci sentono, mi sa di sì. Devi allontanare, amico. Ok. Sono tornato all'arca e ho potenziato un po' le armi. Quindi adesso dovrebbero fare un po' più male. L'unica che rimane da potenziare è la balestra del tipo. Il resto le ho potenziate tutte. Allora, impeto suino, subito. Vai. Sperando che quello non... No, no, silenziate le armi, grazie. Perché non puoi sparare qua? Ah, giusto. Bim. Fa molto più danno adesso quella cacchia di pistoletta, tac. Spara. Quanto di probabilità hai? No, no, ti muovi allora prima. Vai qua. Troppe poche probabilità. E va bene invece. Danno critico. Aia, non è sufficiente. Però adesso noi facciamo così. Spara. Ok, muore. Bene. Avanti, 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 please. Ma non con lui. Perfetto, abbiamo fatto il level up. Quindi, quanto hai? 10 punti adesso. Quindi possiamo scegliere. Ah, no, perché dobbiamo prima fare questa. Tiene maggiore, vabbè, prendila. Tu invece adesso puoi prenderti questa. No, punti non sufficienti ancora, bastardo. Tu ne hai 6, vabbè, potresti prenderti l'ampia catena. Sei in grado di generare un'intensa carica bioelettrica che coinvolge usando... La carica passa da un nemico all'altro quando... Ah, ok, quindi è la scarica dei boss. Controllo un nemico organico per 2 turni. Questo mi piace però, burattinaio. Quasi quasi. Se... Vai. Proviamo a controllare i nemici qua. Però me l'hai attrezzata o devo andarla a attrezzare io? Aspettate un attimo che andiamo a vedere. Dove cazzo è? Mutazioni? No. Curate. Ah no, no, l'ha messa, ok. Vai. Le luci, dice lui,
Oh cazzo, c'è un robottacchio. Questo è tosto, eh. Ma magari questo combattimento, ragazzi, col robottone lo faccio vedere perché. Cacciatore, carro armato. Ah, quelli sono tre, quindi quello scontro lì è inevitabile. Vorrei andare a vedere, però. Ce ne sono altri in giro. Intanto riuniamo la squadra. Oh! Lì c'è un macellaio che fa avanti e indietro, un momento. Aspetta, aspetta, aspetta. Avvicinati. Turno giocatore, quello m'ha visto. Ok, vediamo se riusciamo a sfondarlo. Perfetto. Vabbè, questa è una. Il 5%, secondo me lo prendi, vediamo. Peccato. Eh no, allora scusate, devo essere sicuro adesso. Quindi spara e vai. Molto bene. Ed è già un altro in meno. Io qua devo accendere ste luci, non ho capito. Rottami comuni. Non c'è niente, non c'è. E allora mi sa che adesso, ragazzi, devo andare a spaccare questi. Vediamo. Rottami elettronici. Dai, vabbè, vai. Fallo. Ok. Spara. Siamo con doppio colpo. Doppio sparo, dai. Perfetto. Il nemico mi ha sentito, ok. Magnus invece, dove cazzo sei? Non l'ho riunita la squadra. Ma che? Avvistato da chi? Ce n'è uno qua su? Non saprei. Burattinaio, ma non credo che abbia tanto range. Ah no, invece sì. Del carro armato? Vai, prendi il controllo del carro armato. Carino! Cammina. Carro armato. Impeto suino. No, spara qua. Impeto suino lo facciamo dopo. Ops. Sofero. Vai. Sparagli, sparagli. Speriamo qua. Dite ragazzi, 50%. Se io cambio bersaglio, no, è fuori portata quello. Vabbè, proviamoci. Merda, andata male. E vabbè. Ok, ragazzi, dai, questo combattimento qua ve lo taglio allora. Ok, questo l'abbiamo seccato. Perfetto. Fatto, fatto ragazzi, fatto. Non è stato tanto difficile. Vabbè, questo è andato a terra perché si è preso una botta da matti. Quella chiave potrebbe tornarci utile. Danni critici. Aggiuntivi probabilità di disattivare i nemici robot. Ah, una mod. Ah. Blocco di corrente dell'enclave da montare su un'arma per avere la possibilità di sparare proiettili elettrici ed infliggere. Ah, ok, non è male questa cosa. E poi andiamo a provare, ragazzi. Con calma, facciamo tutto. Chiave. Chiave di Lux raccolta. Ah, l'abbiamo trovata quindi. Fantastico. Bomba MP. E che c'è qua? Qua brilla tutto, raga. Bomba fumogena, bomba fumogena. Abbiamo una valanga di bombe fumogene. Lezione. Componente arma. Qua non c'è niente qua dentro. Ah, c'è una scatola. Ok.
Che cassa? Cosa ci troviamo dentro? Un caschetto che indossa il mono e colpi critici. Ah, vabbè, lo prendo. Non che me ne faccia tanto. Ne faccio un granché in realtà. E proviamo ad andare a consegnare il tizio là. Ma scusatemi, ma io posso spaccare il culo questo nel frattempo? No. Cioè sì, ma no. Porca miseria, voglio riunire la squadra. Ok. Ora si può andare. Ok, facciamo... Questo credo che ci schianteremo male. Doppio sparo. Cazzarola. Burattinaio me lo posso fare anche qua, no? Solo sui nemici organici, perfetto. Spara, mi sa che... Il robottone qua se la vede un po' male. Pezza circuito, 25% di probabilità di prenderlo. No, allora cammina fin qua, va. Magari c'è un po' più di probabilità. Pezza circuito, 75, va. Addio. Seri, siamo diventati delle bestie. Va bene. Vai con i componenti. Madonna. Fare fuori il robottone quasi in stealth. Qui c'era un altro. Un'altra cassa. Oh, e vedete che allora è servito. Un elmetto. Ancora. Vabbè. Lo stesso di prima, a quanto pare. Qui altro, a parte sti rottami. Solo rottami. E ragazzi, adesso mi faccio un giro qua attorno e poi riattaccherò quando usciamo, perché si tratta solo di andare alla ricerca dei materiali. A dopo. Hey. Ok ragazzi, niente, non ho trovato praticamente granché, ho trovato solo qualche bomba a mano e due rottami, ma non ho praticamente trovato un granché. Andiamo a vedere dal tipo cosa ci dice. Abbiamo trovato sta chiave, quindi qua dovevamo andare, i non illuminati. Eh sì, però io vorrei andare verso la missione principale. Riportatemi la chiave mentre avete i guerrieri, così la luce posso normalmente spendere su questa sacra cattedrale di speranza. Riportatemi la chiave, riportatemi la chiave. E un attimo, mamma mia. Che accollo. Ah, vabbè. Arrivando. Voglio riportarla a lui oppure darla a Prip. Già, casa. Le promesse sono importanti. Potremmo prenderla noi e aprire il santuario senza Lux. Sono curioso di vedere cosa nasconde. È una scelta. Portiamo la chiave ai ghoul. Come questi ci fregano. Io la porterei... Io non mi fido dei ghoul, ragazzi. Ma perché la devo portare? Scusatemi. Ha ragione. Scusa, eh. Non per niente, ma... L'arca. Qua la devo portare? Torno all'arca. Eh no. Provo a portarla qua. Ma chi se ne frega? Cioè... Dai. Quello è un ghoul del cavolo. Good to see you again. No. La chiave. Non ha detto di portarla qua? Your mission is accomplished. Hammond has returned to the zona. Me ne rammarico, riposatevi, andate da Prip. No, no, la chiave. Sa che non è. The Ark thanks you for your service. Aspettate. Qua? Welcome to the fix. No. Take it easy. Dal negozio? No, mi sa che allora, boh. Dobbiamo per forza. Dobbiamo per forza portarla qua? Sì. Obbligato. Vabbè. Obbligati a portarla qua allora, raga.
Ok, va bene. Facciamo una cosa però, perché visto che ormai si è fatta una certa... Direi che sì, possiamo anche fermarci qua, a sto punto. E magari nel prossimo episodio andiamo a vedere qua che cosa ci dicono questi, perché... Perché credo che questa sia una missione a sé. Va bene. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti per essere stati con me. Ripartiremo da qui e... Ricordatevi i gruppi in descrizione, Telegram, il gruppo Discord e quant'altro. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.